This is not Park Avenue. Non capisce. First Bay, sta signor. First, no, non capisce io. Listen, sir, I wanted 876 Park Avenue, and I don't know where. Well, what am I supposed to do? Ah, ma non capisce, non capisce. I'm sorry. Non capisce. Fuck you. Che cazzo? Fuck. Fuck. Ma le fa? Ma vaffanculo de tua sorella, stronzo. Guarda che gente. Hey, you! You've been here an hour. 1 hour. You gotta move it on. You see, there's no parking here. Tassi, rotto. Broken. No good. Broken. What do you mean it's broken? How come the hood's not up if it's broken? Non capisce. I'm waiting. Mechanic viene qui per riparare. You're waiting for a mechanic to come, huh? Mechanic. Well, you better get it out soon. You can't stay here, you know. There's no parking here. You gotta get going. Sorry, che arriva il meccanico e poi... So he's coming from the garage, sì. Okay. Okay. Hey! I thought you told me the thing was broken. Miracle, miracle, San Gennaro, important Italian center. Very good center, miracle. Been in there more than 30 seconds. I had to get me a beer, and then I come back here and my cab. Here it is. What? Sorry. Yes, okay. I'll send your breakfast as soon as possible. Nico? Mannaggia, mi sa che ho perso le chiavi. Dove ho messo? Nico? Sì? Cosa deve fare Nica D'Amelia prima di uscire, eh? Bacetto. Ciao. E dopo il bacetto? Dopo il bacetto, un goccetto, eh? Ciao. E dopo il goccetto? Dove il goccetto è il letto, ma l'abbiamo fatto un sacco di volte ieri sera. Five? Ma che five? Six? Sei? Ma che scherzi? 24. Beh, mo sei esagerato tu, eh. Che so, multinazionale del materasso io. Nico, ti dimentichi che sono 15 giorni che sei nella mia pensione senza pagare un dollaro? Ma meglio non mi dimentico, ma se tu non mi mandi a lavorare come faccio a pagare? E se chiamo la polizia? Se chiami la polizia, una svertina e vado via, eh? Vabbè? Sono tua. Senti, non lì. I want to know where the... Parla italiano. Ah, Little Italy, dove sta? Straight away, the first street, Marbury Street. Cross con... Ah, parli italiano, no, dentro, che capisco Marbury, niente. Little Italy. Vado dritto di qua, dritto, poi a sinistra. Ho capito, cazzo. Okay. Vabbè, ciao. Vai, vai. Nico, ma tu a quest'ora vieni, figlio mio, sono le 10:30. Ma che te posso fare? Tu cugino albergo mi ha tenuto sotto pressione fino ai 5. Lo so, ma tu metti un orario per queste cose. Quello il padrone, la prima cosa che ci tiene è la puntualità. Sta a piazza con tuo cugino il padrone. Ma che se ne fotta a quello di mia cugina, abbi pazienza. Andiamo.
O dunque ci ho parlato, siamo d'accordo. Tutto a posto. Marchette, niente. Regalie, niente. Previdenze, niente. Festive, niente. Straordinario, niente. Buonuscite, niente. Niente, niente, devo dare io qualche cosa a lui. No, no, ti dà qualche dollaro alla settimana come stipendio. Hai capito? Tutto a posto. Contento? Si mangia bene almeno. E come noi, i clienti mangiano bene, mica devi mangiare tu. Noi niente, specialmente tu, niente. Un panino a mezzogiorno piccolo. Ah, Salvatore, ma che condizioni sono queste? Ma figlia mia, ma qua è difficile a trovare un posto. Questo è il lavoro nero. Tu non sei iscritto al sindacato, non sei iscritto a niente. Vabbè, vabbè. E che volevi? Un posto di 3.000 dollari al giorno. Andiamo, su, che è tardi, su. Andiamo, sorridente. Pure. Presto, la frutta al tavolo 24. Sbrigatevi, sverti. Ballate, ballate. Avanti. Ma che minchia stai facendo? Fai cascare tutta la frutta? Questa è la tradizione del locale, dobbiamo servire i clienti ballando. Quello è Don Girolamo, perciò viene qua per vederci ballare. Ballare. Pezza mazza santissima, è venuto anticipatamente. E come faccio adesso? È tutto occupato. Bacio le mani, Don Girolamo. Vi aspettavo per l'una, siete venuta prima, scusatemi. Il vostro tavolo è occupato. Come? Per l'una però me lo lasciano libero. C'è un tavolo vicino al cesso, c'è un po' di busta, ma se non vi frega niente va parecchio subito. Lui è nuovo qua. L'ho assunto proprio oggi, perdonatelo. Non sa con chi ha l'onore di parlare. Va bene. Ma come ti permetti? Ma come ti a parlare di cesso? Ma lo sai quello quello. No, garantisco io. È persona mia, sta con mia cugina. Il tavolo! Liberate il tavolo! Presto! Sì, Don Girolamo, vi sentiamo subito al tavolo. Presto, signora, su, avanti. Ma è libero il tavolo, Da quella parte, andatelo a dire. Calmino, sì. Calmate a posto, fa male a mangiare. Mangiate sempre, andatevi a dire. Ma tu lo sai quello chi è? No, chi è? Quello è Don Girolamo Giarro, un padrino, appartiene a una delle 5 famiglie più mafiose di New York. A me mi pare che ce ne faccia da sacrestano. Sacrestano quello là, perché tu lo vedi tutto elegante, pare così. Quello ha ucciso 36 persone. Ma va, la cugina sa che l'ha fatto? Che gli ha fatto? L'ha messo là dentro, nel forno. Ma che ha preso, ben abbacchio? Che sei romano, te? No, sono Francesco, perché? Ma stai zitto, ma che parli a fare? Che sono discussioni che non ti interessano. Cosa da pazzo, sto sguattero. Quello là, quello c'ha l'aereo personale, c'ha il jet, cucina a bordo, lo servo solo io, lo sai, io sono il cameriere suo personale, mi fa guadagnare un sacco Senti, di soldi. Senti, Salvatore, io te devo chiedere un piacere. Francesco, mi presti un momento al cucchiaio? Questo? Ecco, sì, grazie. Fammi un piacere, a Giarra oggi, fammo servire a me. Ma tu si pa! E fammo servire, ti faccio fare una bella figura. Ma tu si scema, non mangiare, che quello il padrone se li fa pagare, quello tiene tutto sotto controllo, hai capito? A Salvatore, sta tranquillo che se ne può accorgere. Ma chi le hanno contate, spaghetti? Non c'è che fare. Tuo marito ha sbagliato e avrà la punizione che si merita. Adesso vai, vattene, che devo mangiare. Vai. Don Girolamo, vi supplico, salvatelo a mio marito. Ha tanta stima per voi, è tanto bravo, salvatelo. Non me l'ammazzate. E tu che fai? Sente gli affari nostri? Ma io da sto vecchio non ci sento, non ci ho mai sentito. E non ci senti nemmeno se ti dico che sei un lurido ignorante, maleducato. No, no, niente, nemmeno. E tu ci senti se io ti dico che sei una marmellata di merda? Sì. E beh, tu ci senti, io no? Silenzio! Scusate tanto, eccellenza, voi siete una persona civile, ma sto fio della mignotta avete sentito che mi ha detto. Ma tu ci senti? Tanto, scusa, signore. Lo mettiamo sul pesce, ci sta bene? Grazie. Ecco, signore. Cameriere! Dica, signore. Le solite 3 pizze. Ah, bene. 3 pizze a napoletana, vero? Sì. Con le lisce o senza lisce? Lo dovreste sapere. Ah, certo. E difatti lo so. Cameriere. Sono pronte. Dica, signore. Che siano bollenti. Solito. Bollenti. Arbacio. Ciano, non sfuttere tanto a Cristo, come pare. Ma che razza? Excuse me, that's my wine you're drinking. Scusa, signore. This one's really crazy. Eccellenza. Signore. Chi è? È bollente. Bollentissima. Se non è calda gliela sbatto in faccia. Now what? Maroni. Oh!
Era abbastanza calda? Eh? Ma tu lo sai che per la metà di quello che hai fatto tu a un uomo di Don Girolamo Giarre c'è della gente che adesso sta in fondo al fiume Azze con le scarpe di cemento ai piedi. Vabbè, ma questa volta la partita ho vinto io. Lo so. A proposito di partite, domenica giocano i Cosmos, eh? Hai preso i biglietti? Come no, ho preso i biglietti, tribuna numerata. Poi dopo vieni a casa mia a mangiare. Mia moglie ha preparato una pasta e fagiolo alla napoletana al bacio. Vabbè, vengo. Allora vieni. Salvatore, ma da quanto tempo ti sei sposato? Da 4 anni. 4 anni? 4 anni che ho avuto la fortuna di trovare quella donna, una santa. Tu lo sai, adesso piglio uno stipenduccio, vero? Ci siamo fatti la macchina, ci siamo fatti la casa, la villetta. Tutto con le sue economie, i suoi risparmi, tutto da lei. Ma dove lavora lei? In casa. Ah, in casa? Sì, tutto in casa fa. Senti un po', vuoi un passaggio con la mia carta? No, io mi faccio 2 passi a piedi, così faccio tardi. Arrivo che tu cugina dorme, non mi vede e dormo pure. Riposati che ti stai sciopando, eh. Ricordati domenica, eh. Sì. Ciao. Che figura di minchia, voleva dargli una lezione e invece è stato lui a mandare all'ospedale quei 2 disgraziatissimi. Don Gerolamo, io mi sono informato, quello è un poliziotto che è scappato da un carcere italiano, quello è un tipo allenato alla lotta. Non ti muovere che da Don Girolamo ci vado io. Ma Salvatore, ma cosa? Dopo il fatto di ieri sera è meglio che ti metti la capa in coscienza. Esagerato. Stai zitto, non parlare, sennò fai una tua. Agli ordini, eccellenza. No, Salvatore, scusa, mandami l'altro, quello nuovo. Subito, eccellenza. Cosa da pazzo, quello mi vuole a te, ha chiesto di te. Mi raccomando, hai capito? Digli che ieri sera stavo ubriaco e non sapevo quello che facevo. Non fate guai, hai capito? La prossima volta, mandamene 4 perché 2 sono pochi. E ricordati che io a Roma ero cintura giallorossa di karate, per cui va a pizza al culo a loro e a te. Eccellenza, le solite pizze? Sì, grazie. Calde, eh?